Buongiorno e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Dopo 15 giorni di agonia è morta Angela Caruana, investita in via Imperatore Federico a Palermo da un ciclista lo scorso 24 novembre. La donna di 74 anni si trovava ricoverata in coma farmacologico al Trauma Center di Villa Sofia. Per giorni ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione, ma dopo più di 2 settimane di agonia non ce l'ha fatta. Fiamme e paure a Palermo, in un appartamento di via Carlo del Prete, zona di via P3, dove si è sviluppato un incendio. I residenti avrebbero avvertito le forze dell'ordine a seguito della grande nube di fumo nera che si è sprigionata dalle fiamme. Il traffico della zona è andato in tilt, compreso lo svincolo di viale Regione Siciliana, complice un po' la preoccupazione, un po' la curiosità di capire cosa stesse succedendo. Incidente domestico a Piazza Armerina in provincia di Enna. Qui un giovane è caduto in casa, si sarebbe sentito male col passare delle ore e successivamente sarebbe stato ricoverato in ospedale in fin di vita. Il 28enne è arrivato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. I neurochirurghi hanno eseguito un intervento durato diverse ore per ridurre l'emorragia cerebrale. Tenta di scassinare l'ingresso di un panificio ma viene beccato in flagranza dai carabinieri. I militari della tenenza di Favara hanno arrestato un 45enne per il reato di furto aggravato. L'uomo, alle prime luci dell'alba, ha provato a intrufolarsi in un panificio in corso Vittorio Veneto utilizzando l'ingresso secondario. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.